Bene, raga, mi avete chiesto un home tour della mia casa e io non potevo senza dubbio rinunciare all'idea di accontentarvi, di farvi vedere la mia fantastica casa per i prossimi 3 giorni. Perché in realtà questa non è la casa in cui io vivo, ma è la casa Jurien Bey che ci ospiterà per Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti alle gare nazionali di skydiving del WA. Cronista perfetta per questa gara perché non ne so un bel nulla di skydiving. È uno sport che ho conosciuto con Paul, con il mio coinquilino e cioè ho conosciuto, sto imparando a conoscere con lui. Mi scuso anche per il vento, qualora non si senta benissimo. Il team è lì che sta aspettando l'elicottero. Io invece aspetterò Ali che col bus mi porterà al paddock dove potrò osservare da terra la coreografia in aria. In realtà non osserverò un bel nulla perché loro faranno tutto questo sopra le nuvole. Io potrò osservarli una volta che superano le nuvole e siamo più o meno all'altezza di 4.000 piedi da terra, quindi si separeranno e io guarderò semplicemente la scena di loro che si separano, aprono il paracadute e finalmente atterrano. Incrociamo le dita per il team. Hanno già fatto un volo stamattina alle 8:30 e questo è il loro secondo volo. Al momento sono primi in classifica e quindi incrociamo le dita e speriamo che vincano. C'è stata una scommessa: qualora il team di Paul, dove il mio coinquilino, dovesse vincere queste gare nazionali, io mi lancerò dall'aereo, farò anch'io un bel lancio di skydiving e in più vinceranno una cena italiana, quindi prevedo un prossimo in cucina con la Müller made in Australia. Nel caso in cui dovessero perdere, io non mi lancio col paracadute e loro vincono comunque la cena italiana perché, insomma, meglio del cibo italiano, cos'altro potrebbe risollevare il morale di questi quattro giovani skydivers? Ma vedete sta gara. La gara si svolgerà tutto il weekend. Competono vari team, quindi abbiamo persone che si lanciano in due e abbiamo i team da quattro. Ognuno di essi si lancia da questi aerei. In questi aerei sale il team, vanno su in cielo ad un'altezza di 14-12 mila piedi, da lì si lanciano e fanno le loro coreografie fino ad un'altezza più o meno di 4.000 piedi da terra, perché poi devono aprire i loro separarsi, aprire il paracadute e atterrare. Il team del mio coinquilino ha vinto le nazionali di skydiving indoor, quindi nel tubo al chiuso, un paio di settimane fa. E vi ringrazio per aver seguito la diretta su Instagram dove appunto vi ho fatto vedere la gara. Queste invece sono quelle di outdoor, quindi tutto succede all'aria aperta. E vi dicevo che la gara è in 2 giorni, sabato e domenica. Faranno 3 lanci il sabato, 3 lanci la domenica. Sveglia ieri mattina, venerdì alle 4 del mattino, perché abbiamo lasciato aperta attorno alle 5, 5 e mezzo. Cioè, non vorrei dire, raga, ma questo sta a camminare scalzo. Cioè, guardate, siamo in un cazzo di parcheggio. C'è l'asfalto a terra, non è sabbia. Lui così sta partendo. Io sono stata malissimo tutto il viaggio e
però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Loro si sono allenati tutto il giorno fino a quando non è arrivato il diluvio universale, pioggia, quindi hanno interrotto gli allenamenti e oggi ci sono le gare ufficiali. Ed è una cosa molto organizzata ma molto scialla. Io non sento l'ansia della competizione, i team tra di loro si aiutano. Ma guarda che ho visto il video, è sbagliato questo, guarda il prossimo volo, metti il braccio così. Sì, certo, stanno competendo per un titolo nazionale, però li vedo veramente scialli, veramente tranquilli, si aiutano, si supportano a vicenda, si aiutano a chiudere il paracadute, si danno una mano per dire ah guarda questo salto va fatto così, questa coreografia va fatta così, c'è veramente un bel clima. Cosa che in Italia non, ma anche nel Regno Unito, forse ho partecipato alle competizioni sbagliate, non lo so, forse questo è un tipo di sport dove effettivamente funziona bene se tutti si aiutano, non ho idea, però l'atmosfera è molto bella, poi siamo lì che mangiamo tutti insieme, facciamo tutti insieme, anche io che faccio un cazzo perché non me lancio col paracadute, però sono lì con i ragazzi, c'è la musica, facciamo una chiacchiera, abbiamo fatto snack tutti quanti insieme, stasera dopo le gare si andrà al pub tutti quanti insieme. Guardate ragazzi, senza guanti si prende la carne, si cucina lì, si griglia. L'opzione vegetariana per me sarà pane con un'insalatina di non si sa cosa e delle cipolle. Io aspetto sempre il pulmino di Ali che mi venga a prendere. Allora, vedete che il pulmino è vuoto, non ci sta nessuno? È perché adesso quello che faremo, cioè in realtà io adesso sono qui perché vado a supportare il team, però quello che fa di solito Ali e le altre persone del team è andare col pulmino vuoto al paddock, che è praticamente l'area di atterraggio dopo il lancio dei paracadutisti. Scusate ragazzi, c'è il casino perché la strada è un disastro. Guarda che strada c'è. Non dimenticatevi che siamo sempre in Australia, quindi siamo sempre nel mezzo del nulla. Allora, quando questa strada finisce, vi dico che cosa succede. Quindi noi andremo al paddock, che è la pista di atterraggio degli skydivers, e il suo compito è quello di comunicare da qui quanti nodi tira il vento, in che direzione tira, lo comunica al pilota dell'aereo, così si mette in posizione e si disgraziati si lanciano col paracadute. Il suo compito, il suo lavoro è quello, lui sa che si lanceranno 15 persone, quindi lui conta i 15 paracaduti e sa che stanno atterrando tutti. Nel caso in cui ne mancasse uno, due o tre, bisogna capire questi dove sono atterrati. Sono finiti nel bush, sono finiti in spiaggia, bisogna andare a recuperarli. E poi li rimette tutti qui e li riporta indietro. Ragazzi, questo è il modo in cui si apre un cancello in Australia. Vi faccio vedere. Oh. E via. Ovviamente siamo in Australia e quindi ci stanno i ragni. Oh gosh. That's alive. Yeah. See that? He's not happy. Come on, big fella. See, he's trying to strike. Oh là là! Okay. Mi hanno già spiegato che se vedo un paracadutista cadermi addosso non devo correre, perché magari io vado a destra e anche lui pensa di andare a destra ed è un casino, continuiamo a correre come due scemi. Devo semplicemente stendermi a terra e lui capirà dove sono e si muoverà di conseguenza. E quindi adesso aspettiamo che volino. Diciamo raga, è la pista d'atterraggio. Loro da lì pioveranno qua. Questo è il team vincitore. Dopo il loro ultimo salto devono richiudersi i paracaduti. Questo è il momento in cui, dopo aver saltato per l'ultima volta oggi per le gare, devono chiudere i loro paracaduti. Diciamo che se la prenderanno con molta calma, perché tanto ormai hanno vinto e per oggi hanno smesso di saltare. E questo è il team che ha vinto il titolo nazionale qui nel WA di skydiving.
Thank you.